Nuovamente benvenuto e bentrovato a Stefano Poletti. Ciao Stefano. Ciao Roberto e ciao a tutti i telespettatori. Oggi è necessario, tra virgolette, visto il successo della scorsa clip, tornare in Svizzera, ma siamo in un'altra parte del territorio elvetico. Dove andiamo questa volta? Questa volta ci rechiamo nella Svizzera francese. Ci troviamo a Verbier, nella Val di Bagns, che è facilmente raggiungibile anche dall'Italia tramite il Passo del Sempione, quindi da Milano si può percorrere il Passo del Sempione e approdare nel Canton Vallese, oppure tramite il Passo del Gran San Bernardo, per coloro che arrivano dalla Val d'Aosta, da Torino. Ci troviamo in questa bellissima, cioè come dice facilmente il nome, Canton Vallese, si trovano pochi metri di pianura, più che altro un insieme di valli, bellissime valli su cui si possono trovare molte località sciistiche, oltre che dedicate alla mountain bike. Quella di oggi, Verbier, è conosciuta ai più per il movimento dello sci, c'è anche una bellissima tappa della Coppa del Mondo di Freeride World Tour, ma questa volta la vivremo in mountain bike e ci dedicheremo anche alle vallate intorno, quindi non solo Verbier, ma Gran San Bernardo, Champelac e il Col della Planche che si trova sopra l'abitato di Bagne. Ci ha illustrato le caratteristiche morfologiche del territorio, quali invece quelle che dovranno affrontare i biker, visto che poi insomma tu le hai pedalate personalmente. I biker hanno tantissima varietà. Si possono trovare delle semplicissime piste per bambini nel bike park di Verbier, dei sentieri da cross country o marathon dove non richiedono una particolare abilità tecnica, nel senso bisogna chiaramente sapere andare in bici, ma non bisogna essere dei downhiller professionisti. Ma ci sono anche delle piste per coloro che amano la downhill, cioè si svolgono anche delle gare di campionato svizzero e in passato hanno ospitato anche gare del campionato europeo di downhill. Nel nostro caso, il gruppo con cui sono andato a Verbier, eravamo un gruppo di ragazzi tranquilli che non avevamo voglia di, come dire, andare alla ricerca di percorsi troppo adrenalinici, ma ci siamo dedicati più alla scoperta del territorio. Tra l'altro ringrazio e saluto Roberto, Asia, che mi hanno accompagnato in questo percorso, oltre a Barbara, che è poi colei che ha organizzato il tutto. Noi abbiamo percorso principalmente del buon cross country, partendo da Verbier col bike park il primo giorno, arrivando a Semranchet, che è il paese sotto praticamente ai piedi di Verbier, per poi andare alla scoperta di Champelac e goderci un tranquillo sentiero che ci ha portato fino all'inizio della Val di Bagna, quindi quasi verso Martigny. Vediamo allora qualche immagine e poi torniamo insieme proprio per le battute finali di commento. In direzione Orsier. Après, quand tu vas dans la vraie Italie, c'est... Et voilà, arrivé à Orsières.
ragazza impariamo. Qua si impara culo indietro. Adesso becca il Michele. Giù in fondo a sinistra, andate, andate, che io vado a fare un videottino. Qua a destra, no, no, è qua. Secondo te arriverò nei primi 50 finale? No, no, non è convinta. Andiamo, c'è un po' di ritmo. C'è tutti? Sì, sì. Che bello! Oh my god! Bella lì. Ma che bello. E beh, insomma, i luoghi sono bellissimi, il divertimento è assicurato, bisogna conoscere un minimo il territorio, però devo dire che, insomma, è davvero un qualcosa di attrattivo per tutti coloro che vogliono fare una bella giornata o anche un bel weekend lungo in bicicletta. Ma sì, si può fare ma tranquillamente si può fare anche una settimana di puro divertimento in bicicletta su Verbier. Le offerte sono tante, bisogna munirsi di GPS per i più esperti o per coloro che non conoscono bene il territorio è fortemente consigliata una guida, perché davvero ci sono molte opzioni e il rischio di incappare in qualche sentiero e trovarsi in un'altra valle è reale, non è pura fantasia, quindi lo consiglio vivamente. Oltre al fatto che Verbier, se si soggiorna a Verbier, non è solo bici, anche alla sera ci sono diverse attrattive, c'è anche per coloro che cercano esperienze particolari un centro benessere, centro sportivo, ristoranti, pub, piuttosto che insomma varie esperienze, il parapendio, si può scegliere e vivere l'esperienza che si vuole. Quindi non solo bici, seppur per noi il nostro focus era all'80% bici, 20% andare un po' alla scoperta anche di altri sport. Insomma, ce lo consigli? Io lo consiglio, sì. È stato molto bello per noi. E noi ci uniamo a questo consiglio. Grazie per essere rimasti con noi. Grazie a Stefano Poletti. Alla prossima. Grazie a te e a tutti i telespettatori.